tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Come avrete già sicuramente letto dal titolo, siamo qui oggi con un haul di Shein. Vi anticipo già che in questo haul ho voluto provare due cosine un po' diverse, a parte ovviamente il solito abbigliamento, quindi direi di incominciare subito dalla parte di abbigliamento, perché quelle ve le voglio tenere come chicche finali, e direi di incominciare da questo top semplice, nel senso un top nero croppato con questa scritta che non si capisce assolutamente cosa ci sia scritto, però mi ricordava tipo un po' il look delle band black metal. Effettivamente non so neanche se ci sia scritta qualcosa di sensato, perlomeno. Proseguiamo ora con una maglietta un po' goth, e sto parlando di questa. E la cosa figa di questa maglietta è che, a parte che appunto ha una triplice dea, ma non lo so se lo riconoscete un po' dal colore, però questo è un materiale che si illumina con il flash, si accende, diventa super bellissima. Anche questa ovviamente è croppata e a differenza dell'altra che è cotone, almeno penso, cioè bella morbidina, questa ha un materiale che mi rende un po' perplessa, perché è totalmente sintetica, anzi vi dico anche la composizione nella percentuale giusta, è composta al 95% da poliestere e al 5% da spandex, quindi è super sintetica, però vi devo dire che rispetto al solito materiale super sintetico, questo al tatto è morbido, sembra che ci sia dentro anche una percentuale di cotone, invece assolutamente no. Andiamo avanti con un'altra maglietta che, ecco, questa invece sì, questa è proprio il materiale, quello classico, quello che c'è, che anche al tatto comunque si sente che è più sintetico. Top super sobrio, anche questo croppatino, questa a differenza degli altri ha il colletto un po' alto, è super bello, cioè comunque la stampa è fatta molto bene, se vi piace l'animalier ovviamente. Sempre per stare in tema animalier, ho voluto prendere questa tutina, perché se ve lo ricordate, se l'avete visto nel mio penso ultimo haul di Shein, avevo preso esattamente questo però in versione leopardata. Altro toppino, sempre anche questo super croppato, stavolta tutto super rosino con la scritta baby girl, e questo invece ha un materiale un po' più pesante, sembra tipo a costine, non so se lo riuscite a percepire. Sì, penso di sì. E vediamo un attimo se c'è anche la composizione di questa. Infatti questa è composta al 65% da cotone, si sente assolutamente, 30% poliestere e 5% spandex. Comunque sì, questa proprio si sente che è più morbidina, che si sente che c'è del cotone. Arriviamo ora ad un vestito, poi va comunque sopra il ginocchio, leopardato, che strano, con tutto un intreccio sul davanti. Ok, fatto vedere così non si vede assolutamente niente, ma probabilmente lo starete vedendo proprio ora nelle clip indossato. Passiamo ora ad un costume, un bikini, un pezzo sopra leopardato chiaro così e pezzo sotto ovviamente sempre leopardato chiaro. Eccolo qua. Ovviamente questo non posso farvelo vedere perché qua su YouTube bannano praticamente per tutto, quindi. Come potete vedere, questo costume, a differenza dei soliti che comunque ci sono su Shein, comunque nei costumi non lo vedo di solito tanto, questo ha i gancetti per regolare gli spallini. Ed è una cosa che nel mio caso è stata molto utile, perché questo bikini l'aveva preso mia mamma per se stessa, ma ha sbagliato la taglia e quindi per lei era troppo piccolo, per me era troppo grande. Sapete che solitamente i costumi di Shein per me vanno grandi pure le S, questo essendo una M, infatti subito appena l'avevo provato senza regolare gli spallini ci navigavo dentro, ma stringendoli devo dire che va decisamente meglio. Sappiate che se come me avete una XS di questo costume potete tranquillamente prendere la S, perché vi andrà perfetta regolando un attimo gli spallini. Arriviamo ora alle ciglia finte, super naturali, sobrie, leggerine, proprio una roba da niente. Queste sono quelle lunghe 2,5 cm, in realtà come quelle che sto indossando, la lunghezza è la stessa. Queste però sono di AliExpress e come potete vedere anche un altro modello. Su Shein non le avevo mai prese in realtà, perché le avevo sempre trovate, almeno, cioè comunque dalle foto ma anche dalle foto delle recensioni, sembravano quelle super plastico, un effetto 3D. Questi modelli nelle scatoline appunto così quadrate con il fondo glitterato. E queste sono come piacciono a me, a parte
parte avere la lunghezza super extra, però hanno anche un po' l'effetto 3D, quindi io felicissima. Arriviamo ora al pezzo forte. E ho voluto prendere in questo haul le scarpe. Queste sono super goth Lolita, mi fanno letteralmente impazzire. Come potete vedere hanno un platform bello alto, anche il tacco bello altino, però sono comodi perché sono larghi. Io non sono assolutamente abituata a camminare sui tacchi, metto di solito tipo quelli a spillo quando devo posare. Sono tutti super lucidi, io amo questo effetto sulle scarpe, mi fa impazzire. Ha il cinturino bianco, anche questo lucido, però non rende molto del video. Qui ha il fiocchetto e la chiusura è un po' particolare perché, come potete vedere, ha un gancetto tipo reggiseno. In pratica va semplicemente incastrato così e poi si blocca. Di queste scarpe è andata bene che non avevo guardato tanto le recensioni inizialmente. Perché dico questo? Perché dopo averle acquistate mi sono accorta che molti dicevano: comprate un numero più grande del vostro. Io avevo già comprato il mio numero effettivo, quello che ho di solito, e per fortuna, perché mi vanno benissimo, cioè non sono né troppo larghe né troppo strette, sono proprio giustissime, perfette, vanno benissimo. Quindi provo un paio di scarpe che provo da Shein, devo dire che mi sono trovata benissimo. E niente, queste erano tutte le cosine di questo haul. Fatemi sapere con un commentino qual è stato il pezzo che vi è piaciuto di più e quale anche quello che vi è piaciuto di meno, che sono curiosa. Io come al solito vi ricordo di dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì vi lascio il link per seguirmi sul mio profilo di TikTok, il link per seguirmi sulla mia pagina Instagram di makeup e il link per seguirmi sulla mia pagina Instagram principale, perché se qui sul canale sono attiva una volta a settimana, sugli altri social porto praticamente sempre nuovi contenuti, quindi andate a dare un'occhiatina, io vi aspetto lì, mi raccomando. Io vi mando un bacione appunto qui sul canale, ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video, ciao!